vera resistenza a Venezia è il lavoro, perché tu devi andare a generare degli spazi di lavoro e quindi di vita che lo stipendio dovrebbe generare in una città che non li genera. L'ambiente professionale è chiuso, quindi devi stare qua con i denti stretti e provare a vedere di costruire tu uno spazio di lavoro tuo a Venezia. È per questo che io amo profondamente spedire i libri che comprate dal sito www.viaggioriscoperta.it. Libri miei, il primo centone, il Nizioletti 1, quando sarà il Nizioletti 2. Adoro spedirli nelle poste centrali di Venezia attraversando il ponte di Rialto. Ando attraverso il ponte di Rialto con impacchi, che siano 2, 6 o 30, e vado verso le poste. A me quella cosa lì riempie il cuore, perché attraverso di nuovo il ponte di Rialto come un mezzo economico. Poi ovvio che tutti i giorni la gente lo attraversa per lavorare. Però portare in posta un oggetto che è stato creato a Venezia, pensato, poi certo lo stampa Amazon, ma io lo immagino, lo produco, lo mando in stampa, poi arriva qua da me e da qua ve lo spedisco perché voi da in giro per l'Italia lo acquistate. Per me questa cosa qua è veramente ridare vita alla città attraverso il lavoro. Quindi sappiate che ogni volta che comprate il libro ci sarà un momento in cui io col libro sotto il braccio attraverso il ponte di Rialto e dico: stiamo rifacendo città, stiamo creando lavoro, e il mio lavoro in città non esisteva.